Ciao, eccoci qua ad un nuovo tutorial. Rispondiamo a un'altra ipotetica domanda. Come fa un gestore di un locale ad informare i propri clienti mandando magari un messaggio ai cellulari attraverso la propria applicazione? Vediamo come fare. Allora, bisogna fare il login, come sempre. Una volta dentro il pannello di controllo, bisogna andare in questa sezione qua, segnalazione per app. Scadenza messaggio, mettiamo una scadenza. Ok, e qui inseriamo il testo del messaggio. Che ne so, è un solo un dimostrativo, facciamo festa della birra. Cosa possiamo scrivere? Per ogni consumazione una birra gratis. Magari sì, in questo tutorial ne facciamo due in uno praticamente. Vediamo anche come invitare a visualizzare lo stream video all'interno del locale. Qui ci aggiungiamo magari nel messaggio, che ne so, webcam attiva. Guarda, c'è nel locale. Vabbè, è un messaggio improvvisato al momento, poi ognuno poi naturalmente ci scrive quello che vuole, insomma, questo è il messaggio che dovrebbe arrivare alle app di tutti i clienti che non l'ha installata sul proprio cellulare. Facciamo memorizza. Ok, messaggio memorizzato. E adesso vediamo un po' come attivare la webcam nel locale e farlo vedere sul cellulare dei nostri clienti. Allora, bisogna aprire la nostra applicazione, che ricordo si può scaricare dall'interno del pannello di controllo di nostro quiz. Ecco, praticamente con questa applicazione è possibile collegare qualsiasi tipo di dispositivo video al software. Può essere una webcam, una telecamera, una IP camera posizionate all'interno o all'esterno del locale. Adesso c'è solo una webcam attivata, però volendo si potrebbe anche fare, ad esempio, sì, mi sembra che è configurata, posso anche collegarla. E infatti io ho nella mia rete installata una IP camera che punta nel cortile nel cortile esterno praticamente, quindi adesso sto vedendo quello che riprende la IP camera esterna. Ok, basta abilitare lo stream. Naturalmente bisogna soltanto in fase di installazione la prima volta del software, bisogna dare delle impostazioni specifiche per attivare il software, poi andare nel pannello di controllo, nel nostro pannello di controllo, e attivare lo stream, cioè nel senso che chiunque si collega attivandolo può vedere ciò che desideriamo noi trasmettere tramite la webcam. Bisogna inserire l'indirizzo IP del proprio computer. In questo caso corrisponde, l'indirizzo IP è questo, della rete internet. Quindi basta inserire, cliccare qui, inserisci IP corrente, però sto la copiare a mano, ed ecco che inserisce lo stesso indirizzo IP che è quello che abbiamo in questo momento collegato al nostro computer, e poi attiva lo stream video. Attiva, ok, era già attivo, comunque cliccandoci attivo. In questo momento abbiamo connesso la nostra webcam ad internet, quindi chiunque visiti il sito Non Solo Quiz o chiunque usi l'applicazione dal proprio cellulare può collegarsi alla webcam che c'è nel locale. Magari adesso andiamo a vedere cosa appare sul cellulare nelle app dei clienti. Ed ecco cosa vedrà praticamente un cliente sul proprio cellulare o tablet aprendo l'applicazione del locale.
Allora, l'applicazione che vediamo, ah sì, questa qui. E si tratta sempre di un locale inventato, la pizzeria di Bruno. Entra. Ecco, qui appare il messaggio che ha inserito il gestore del locale. Festa della birra, per ogni consumazione di una birra gratis, praticamente qua ti segnaliamo. Mentre se appunto c'è anche l'invito, webcam attiva, guarda chi c'è nel locale, cliccando sul tasto relativo, webcam collegati. Ecco, praticamente sul tablet o sul cellulare si vedrà il video che della webcam che è collegata nel locale. Nel nostro caso abbiamo attivato la IP camera esterna, quindi vedremo questo. Ok?